Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. I bambini o i ragazzi di oggi battezzati, resi cristiani, fra alcuni anni lo saranno ancora? Gesù stesso una volta ha posto ai suoi apostoli una questione di questo genere. Quando tornerò, troverò ancora la fede sulla terra? La risposta non la può dare nessuno, ma una cosa deve essere chiara. Questa in cui viviamo noi è l'epoca dei testimoni. E la probabilità che i bambini e i ragazzi di oggi siano cristiani anche domani è legata alla nostra testimonianza. Se noi riusciamo a fare buona pubblicità alla fede con la nostra vita, c'è buona probabilità che anche quanti verranno dopo la apprezzino e la condividano. La stessa parola di Dio della prossima domenica ci orienta a pensare così. Sentiremo la storia del piccolo Samuele che nel Tempio sente la voce di Dio, ma non la sa riconoscere ancora. Ma Eli, il vecchio sacerdote, sa indicare a quel bambino la direzione giusta. Guarda che è il Signore che ti chiama. Se lo farà ancora, tu rispondigli, eccomi. Ai bambini e ai ragazzi bisogna dare sempre spiegazioni convincenti. E le uniche convincenti sono quelle delle quali siamo profondamente convinti noi stessi, adulti. Anche il Vangelo fa risuonare questo stesso messaggio. Presenta dei testimoni molto convincenti e credibili. Giovanni Battista, anzitutto, fissando lo sguardo su Gesù che passava, lo additò ai suoi discepoli, «Ecco l'agnello di Dio!» E quei discepoli si mettono a seguire Gesù. Solo chi conosce Gesù per esperienza personale può permettersi di provocare qualcun altro a seguirlo. E Andrea, che ha la fortuna di incontrare Gesù e di passare del tempo con lui, qual è poi la sua reazione allorché se ne torna a casa? Non può fare a meno di raccontarlo al fratello, Simon Pietro. Abbiamo trovato il Messia, vieni! E lo condusse da Gesù. Non si è limitato a dare un'informazione, no, lo condusse da Gesù. Ecco cos'è la testimonianza. Ecco le uniche prediche che funzionano. Che poi è la lezione che ci dà il Signore stesso. Si volta verso quei due che lo stanno seguendo e domanda «Che cercate? Maestro, dove abiti?» Avrebbe potuto rispondere «A Nazareth, a 50 chilometri da qui, perché me lo chiedete?» No, rispose, venite e vedrete. La conclusione si impone da sé. Non sappiamo se i bambini e i ragazzi di oggi e domani saranno cristiani oppure no. Non sappiamo se quando tornerà Gesù Cristo ci sarà ancora la fede sulla terra. Ma se c'è una probabilità che ci sia, dipenderà in massima parte dalla nostra testimonianza. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.